Ok, salve, buonasera a tutti. Bene, oggi la seconda seduta della settimana chiude per quanto riguarda le borse europee all'insegna, al di sopra la parità. Allora, vediamo quello che è successo praticamente. Il DAX chiude a più 1,30%, raggiungendo ulteriori massimi, l'IBEX a più 0,50%, il CAC di Parigi a più 0,62%, il FTSE di Londra a meno 0,16% e chiude invece il FTSE MIB a più 0,34%. Mentre per quanto riguarda le news macroeconomiche in programma nel corso della giornata odierna, la prima stima dell'indice PMI dei servizi in Germania relativo a febbraio evidenzia un valore pari a 57 punti sopra ai 56 punti stimati dal mercato ai 56,4 punti di gennaio, mentre l'indice PMI manufatturiero, lettura preliminare relativa al mese di febbraio nella zona euro, sale a 55,5 punti, un dato superiore ai 55,2 punti precedenti e migliore dei 55 punti attesi dagli analisti. La lettura relativa alla voce dei servizi sale a 55,6 punti dai 53,7, mentre quella composita si attesta a 56 punti dai 54,4 punti del mese di gennaio. Negli Stati Uniti la lettura preliminare invece dell'indice PMI manufatturiero stilato da Markit per il mese di febbraio ha mostrato una flessione a 54,3 punti contro i 55 punti del mese precedente, 55,4 punti stimati dagli analisti censiti da Bloomberg. L'indice PMI relativo invece al comparto dei servizi statunitense in versione preliminare a febbraio si è attestato a 53,9 punti, il dato precedente è risultato pari a 55,6 punti e gli analisti avevano stimato un 55,8 punti. Domani, mercoledì 22 febbraio, si parte per quanto riguarda il calendario macroeconomico, si parte alle ore 10 dalla zona euro con l'indice IFO della Germania, alle 10.30 il PIL della Gran Bretagna, alle ore 11 invece l'indice CORE dei prezzi al consumo della zona euro, alle 14.30 invece dal Canada le vendite al dettaglio del mese di dicembre e alle 20 invece dagli Stati Uniti la minute del FOMC relativa al 1° febbraio. Bene, invece questi sono i contatti per poter chiedere, per poter iscriversi come appunto da consuetudine abbiamo già indicato stamattina e ieri insieme alla mia collega Manuela Negro, abbiamo un nuovo servizio, un servizio di segnali via mail. Per chi vuole può chiedere informazioni alla seguente mail. Questo invece è il link per poter iscriversi alla diretta live e invece il link per la chat Telegram. Bene, adesso invece passiamo a vedere un attimo quello che sta succedendo per quanto riguarda le consuete coppie, partendo dall'euro-dollaro. Allora, l'euro-dollaro praticamente con il movimento di forza che ha assunto il dollaro americano oggi, infatti, se andiamo a vedere in pratica il dollar index, quindi un attimo che si carica il grafico, un attimo solo, eccolo qua, praticamente vedete oggi il dollar index praticamente è ritornato di nuovo, continua la sua fase rialzista. Siamo arrivati a un massimo giornaliero a 101,60 e adesso invece abbiamo una correzione, una fase di correzione da parte dei venditori con il prezzo che in questo momento si ferma a 101,35. Mentre invece per quanto riguarda i valori di forza tra le principali valute, abbiamo invece qua un franco svizzero che praticamente durante il corso della giornata passa all'ultimo posto, quindi spostando lo yen che fino a ora di pranzo era nella parte era la valuta che aveva la peggiore performance.
Adesso invece abbiamo un franco svizzero a meno 0,59%, un euro debole, debolissimo, meno 0,55%, poi abbiamo lo yen, il dollaro canadese, il dollaro della Nuova Zelanda e una sterlina invece che si mantiene molto tonica, quella che ha la migliore performance della giornata, attestandosi a più 0,49%. Bene, allora, per quanto riguarda invece il nostro servizio, per quanto riguarda i pattern armonici, come già abbiamo stamattina abbiamo ovviamente descritto la situazione, praticamente abbiamo una bearish cyber che si è formata in un'ottica giornaliera, quindi in un'ottica daily, sull'argento, quindi c'è un'ottima possibilità, questa è una zona dove molto probabilmente il prezzo potrebbe avere un movimento ribassista, infatti indicato anche dal pattern armonico. Quindi in questo momento diciamo che abbiamo messo un'operazione a mercato di vendita, vediamo un attimo cosa succede nel corso delle prossime sedute. Poi, sempre per quanto riguarda invece, sempre in ottica giornaliera, abbiamo AUD USD, un attimo che si carica il grafico, eccolo qua, e in pratica sempre su AUD USD abbiamo inserito un altro pendente di vendita. Quindi su questa zona, in questo momento siamo in leggero loss, abbiamo due quindi operazioni di vendita su AUD USD. Proprio nell'ultima parte della giornata, diciamo che la situazione si è andata un po' delineando una situazione un po' di anomala per quanto riguarda tutte le operazioni in macchina, però praticamente a momento diciamo rimaniamo le operazioni perché sono operazioni che hanno bisogno appunto di un po' di respiro per potersi muovere. Questo è per quanto riguarda la situazione AUD USD. Poi abbiamo visto già l'argento. Oltre a questo, poi abbiamo anche sempre in un'ottica giornaliera stiamo seguendo anche in un'ottica giornaliera stiamo seguendo anche praticamente abbiamo anche la situazione legata al New Zealand dollaro. Adesso andiamo a caricare, eccolo qua. Questa è una cyber ribassista. Un attimo, così, eccolo qui. In questo momento siamo in profitto, siamo ancora in profitto. Facciamo movimentare la situazione. Nell'ultima parte c'è stata questa correzione, questo rientro da parte dei compratori. Mentre in ottica H4 abbiamo sempre in questo momento siamo un po' in difficoltà, però dalle ultime movimenti, dalle ultime spinte, dalle ultime due spike, sembra che i venditori stanno per lasciare il mercato a scapito dei compratori. Abbiamo un'operazione buy su Euro Yen. Okay. Andiamo a vedere se ci stanno altre situazioni, per esempio su USD CAD. Quindi si è formato, andiamo a vedere un attimo, eccola qua, su USD CAD a dare manforte alle due operazioni, che su USD CAD invece abbiamo un sell, su indicazioni anche di questa bearish cyber, eccola qui. Ok, mentre invece andiamo a vedere su H1 si è formato proprio oggi pomeriggio in giornata, abbiamo questa bearish butterfly ribassista in ottica H1, dove questa è una zona, è un'area dove potrebbe partire un movimento short. Stiamo un attimo a guardare. Questo è per quanto riguarda la situazione, mentre invece per quanto riguarda la coppia più tradata in assoluto, vedete qui siamo in area 50-61,8, il prezzo ha rimbalzato proprio sul 61,8, che sarebbe il ritracciamento, diciamo che è stato fatto il ritracciamento dall'ultimo movimento rialzista. Quindi questo è il rettangolo celeste, sarebbe proprio l'area 50-61,8.
Ovviamente se si supera 1,0515, se la, come appunto ho detto già stamattina durante la diretta live, nel breve periodo io vedo sempre un movimento short. Infatti oggi c'è stato stamattina, vedete, a partire dalle ore 24, quindi già da stamattina, vedete, c'è stato questo movimento di 80 punti. Bene, che dire, aspettiamo cosa succede a 1,0515, perché in caso di rottura sotto 1,0515 molto probabilmente potremmo assistere a un'ulteriore fase short con la possibilità di avere un target verso 1,0351. Mentre invece per quanto riguarda il dollaro yen, andiamo a vedere la situazione. Per il dollaro yen siamo sempre buy, in questo momento siamo in correzione, ma l'operazione ci sta al momento, stiamo sempre in gain da 56, stiamo tornati a 30 punti. Poi abbiamo sterlina dollaro. Bene, sulla sterlina dollaro vedete siamo sell. Dopo questo ottimo movimento ribassista che ci ha fatto spingere, vedete, l'operazione sugli 80 punti, adesso c'è stato questo movimento proprio nelle ultime 4 ore, proprio nell'ultima parte, nella seconda parte del pomeriggio della seduta europea, che ha riportato nuovamente i prezzi più in alto, i prezzi del cable più in alto. In questo momento in la nostra operazione stiamo a 15 punti di profitto. Bene, al momento non ci sono altre operazioni da inserire in macchina, quindi a questo punto non ci sono altri setup di ingresso al mercato, anche perché il mercato è un po' particolare in questi ultimi giorni, bisogna un attimo tenere sotto stretta osservazione tutte le cose che, soprattutto non solo per quanto riguarda le notizie macroeconomiche, ma soprattutto i segni nel mercato, quindi le imminenti elezioni che stanno, perché tra un po' saranno chiamati alle urne diverse nazioni europee, poi la situazione legata alla Grecia, quindi ci sono alcune situazioni abbastanza di difficile interpretazione, come d'altronde quindi sono influenzati anche i mercati. Bene, a questo punto io decido di non praticamente attenderò la chiusura della candela di stasera per poi decidere se entrare ulteriormente al mercato su altre situazioni di trading. Grazie mille per l'attenzione, quindi ci aggiorniamo a domani mattina alle ore 8:30 con la diretta live. Grazie mille e buonasera a tutti.